Sono Sasha e vi do il benvenuto al notturno. Se seguite il mio canale saprete che praticamente dall'inizio sto portando avanti il progetto della pubblicazione dell'audiolibro di Dracula in versione ASMR. È un lavoro al quale tengo molto, anche perché almeno in Italia non mi risulta sia mai stato fatto da nessun altro. Trattandosi di un romanzo piuttosto lungo, il completamento del progetto richiederà ancora un po' di tempo. Al momento, dopo quasi 9 mesi di lavoro, sono poco oltre la metà. Tuttavia, sono fiducioso che riuscirò ad ultimarlo. Sono abituato a portare a termine i lavori che inizio. Comunque, questo breve cappello introduttivo mi serviva in realtà per dire che qualche tempo fa uno di voi, un utente del canale, mi ha inviato un super grazie per una di queste letture. Per chi non lo sapesse, un super grazie è una funzionalità di YouTube che permette a chi guarda un video di fare un'offerta, scegliendo tra vari importi a chi gestisce il canale. C'è un'icona apposta sotto il video, diciamo che è una donazione, una libera elargizione. In termini di importo, in termini economici, questa persona diciamo che più o meno mi ha offerto un buon panino in un bar. Ma quanto può valere veramente un panino? Quale può essere il reale valore al di là di quello economico? Beh, quello che vi posso dire è che questo panino ha avuto per me un valore immenso. E sapete perché? Perché per la prima volta in tutta la mia vita sono stato in qualche modo pagato per aver svolto un lavoro che nessuno mi ha richiesto. Qualcosa che io ho liberamente scelto, ma soprattutto qualcosa che ho realmente amato svolgere. Quel gesto ha avuto per me una valenza che è andata 1000 volte oltre il suo peso economico. Vedete, questo canale per me è un hobby, o forse sarebbe più opportuno dire una passione. Chiaramente però non è ciò che mi dà da vivere. Ma vi posso assicurare che un panino ricevuto in cambio di ciò che amo fare ha per me un valore emotivo e psicologico di gran lunga superiore a migliaia di euro ricevuti in cambio del mio tempo, speso per qualcosa di cui non mi importa assolutamente niente. Quindi a questa persona vorrei dire sinceramente, dal profondo del mio cuore, grazie. Sapete, io ho sempre lavorato, da quando avevo 21 anni, quando ancora studiavo all'università. O almeno ci provavo. Sì, perché il mio rapporto con lo studio non è mai stato idilliaco. Anzi, a dire la verità, lo studio mi ha sempre appassionato, ma è stato il mio rapporto con l'istituzione scolastica a non essere mai troppo buono. Ricordo che già alle elementari contestavo la maestra perché secondo me aveva delle preferenze, oltre che metodi troppo
secondo della classe, perché quella che era considerata la più brava era una bambina, sì, molto diligente negli studi, ma dal mio punto di vista, che ripeto, era il mio punto di vista, il suo più grande merito era quello di essere sempre accondiscendente nei confronti della maestra. E io invece davo fastidio. A pensarci bene, già a 8 anni, intravedevo i primi germogli di quella che sarebbe poi stata la storia della mia vita. Comunque, sto divagando. Dicevo che ho iniziato a lavorare quando ancora frequentavo l'università, e lavorare e studiare non è molto semplice, chi ci ha provato immagino lo sappia, però è qualcosa che ho sempre voluto fare, quasi subito, insomma, dal secondo anno o terzo, ora non ricordo bene, di università. Un po' perché forse l'università non era il mio interesse primario, ma soprattutto perché l'indipendenza economica dalla mia famiglia ha sempre rappresentato una sorta di libertà, e la libertà per me è sempre stata un valore assoluto ed irrinunciabile. Al tempo stesso, però, negli anni, mi sono reso conto che ciò che io consideravo libertà non era altro che una diversa forma di dipendenza. Anziché dipendere dalla famiglia, ero passato a dipendere da un'azienda con la quale avevo stipulato un contratto di lavoro. Infatti, credo che ogni volta che noi lavoriamo, stiamo offrendo le nostre competenze, la nostra professionalità, il nostro talento in cambio di denaro. In realtà, però, se ci pensiamo bene, ciò che noi stiamo realmente dando in cambio di denaro non sono solo le nostre prestazioni. Sì, certo, anche quelle, ma è soprattutto il nostro tempo. Noi stiamo donando il nostro tempo in cambio di soldi. Ma il nostro tempo, a conti fatti, che cos'è? È la nostra vita. Il nostro bene più prezioso, solo che non ce ne rendiamo conto. Tendiamo a vivere come se fossimo immortali. Sprechiamo il nostro tempo, il nostro più grande tesoro, come se ne avessimo una quantità infinita. Ma non è così. Il tempo della nostra vita ci può sembrare lungo, e magari lo è, ma è limitato, e non possiamo mai sapere quanto ce ne resta. Non è qualcosa che ci siamo conquistati, non lo abbiamo pagato, lo abbiamo semplicemente ricevuto in dono assieme alla vita. E quindi non riusciamo a dargli realmente valore. Quando ero ragazzo, consideravo Seneca il mio più grande maestro spirituale. L'opera che più amavo era sicuramente Lettere morali a Lucilio. Ogni lettera tratta un argomento di vita quotidiana e ne estrae un principio filosofico. Ricordo che ogni sera ne leggevo una e poi riflettevo sull'argomento prima di dormire.
C'era però un'altra opera di Seneca che amavo molto. Si intitola De brevità de vitae. In italiano, La brevità della vita. Il concetto alla base di quest'opera è che il tempo che abbiamo a disposizione nella vita ci sembra breve, ma in realtà non lo è. La nostra vita è molto lunga. Se il tempo che abbiamo lo spendiamo bene, mentre diventa brevissima se il tempo viene sciupato. Questo è un concetto che ho sempre fatto mio. Addirittura in certi periodi della mia vita sono stato letteralmente ossessionato dal desiderio ardente di non sprecare il tempo che avevo a disposizione. È solo che non è così semplice, almeno per me non lo è stato, riuscire a comprendere cosa significhi non sprecare il tempo. Quando sto utilizzando bene il mio tempo e quando invece lo sto sciupando. Verrebbe spontaneo magari dire che il tempo è ben investito se faccio qualcosa che amo. In realtà però non è così semplice. Io, ad esempio, amo guardare lo sport in televisione. Però non sentirei di investire bene il mio tempo se passassi 12 ore al giorno a guardare sport in televisione. Seneca sosteneva che l'unico tempo veramente speso bene sia quello che dedichiamo alla nostra crescita personale. Vero, solo che mi sono sempre detto: oltre a crescere, devo anche vivere, e vivere nel mondo. Dedicare tutta la vita alla crescita umana e filosofica non credo sia molto diverso dal dedicarla ad accumulare ricchezze e beni materiali senza poi mai metterli a frutto. Confucio disse: fai un lavoro che ami e non lavorerai un solo giorno nella tua vita. Insomma, come possiamo davvero investire bene il nostro tempo? L'uomo ha sempre dato alla ricchezza, al denaro, un grande valore. Ora, io non sono di quelli che ritengono che il denaro sia un male assoluto, che sia sempre e comunque una fonte di corruzione morale, non lo credo assolutamente. Quello che ritengo sia invece molto importante è il modo in cui il denaro ci arriva. Se io divento milionario contrabbandando armi o spacciando droga, quel denaro non può che avere su di me l'effetto di corrompere la mia anima. Se invece ottengo il mio sostentamento onestamente, ma facendo un lavoro che non amo, o peggio che detesto, quel denaro non corromperà la mia anima, ma non riuscirà nemmeno mai a rendermi felice. E questo perché l'avrò ottenuto in cambio di tempo, che però sento di avere sprecato. Mi ha portato denaro, sì, ma nulla di più. Ma se io riesco a guadagnare un semplice panino
e potrà essere infinitamente superiore ai milioni che qualcun altro avrà ottenuto vendendo armi. E riuscirà in qualche modo a rendermi felice. Riempirà in qualche modo la mia anima e non solo il mio stomaco. Ecco che in quel caso un panino può veramente valere di più di tanti e tanti milioni. E quindi la soluzione a tutto, la risposta alla domanda su come investire bene il mio tempo, sembrerebbe riuscire a fare un lavoro che amo. Non lo so. Purtroppo non ho una risposta a questo. Non l'ho ancora trovata e onestamente non so se la troverò mai. Di sicuro fare un lavoro che amiamo può aiutare. Però vedete, anche il concetto stesso di essere costretto a lavorare per sostentarmi non mi è mai piaciuto del tutto. Del resto, anche nella Bibbia, libro della Genesi, il lavoro è una punizione che Dio infligge all'uomo dopo il peccato originale. Infatti, possiamo leggere in quel libro: maledetto sia il suolo a causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra. Beh, insomma, ce n'è abbastanza per ritenere che il proverbio «il lavoro nobilita l'uomo» sia in realtà più un tentativo di consolazione che una verità morale. Del resto, mi sono sempre detto, gli animali in natura non lavorano. Sì, certo, devono procurarsi il cibo, ma nella maggior parte dei casi ci riescono senza troppi affanni. Il lavoro è quindi un atto contro natura, una punizione. Non lo so, ognuno faccia la sua ipotesi e si dia la sua risposta. Se qualcuno vi facesse questa proposta: nella tua vita avrai sempre tutto il denaro di cui avrai bisogno, non ti mancherà mai nulla, però avrai solo il denaro di cui hai realmente bisogno, non un centesimo di più. Accettereste? E allora, qual è il valore del mio tempo? È quello che io riesco a dargli, facendo ciò che amo, ma anche ciò che è buono per gli altri, facendo per quanto posso del bene. E se poi quel bene mi porterà anche denaro, allora sì che quel denaro, anche se poco, potrà rendermi felice. Del resto, il solito ragazzo che amo citare 2000 anni fa disse: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto vi sarà dato in più. Sono Sasha e vi ringrazio per aver seguito il notturno. Buonanotte Italia, ovunque vi trovi.